Siamo con Anteri del Real Marsala. Sabato c'è questo incontro abbastanza complicato contro appunto il Real Calcio, una squadra che viene dalla vittoria contro la Mabonat, quindi sicuramente sarà molto più difficile giocarci. Sicuro, vengono qua sicuramente per fare intera la posta, però noi dobbiamo essere molto bravi a dare continuità a quello che stiamo facendo per adesso e speriamo che la partita si metta subito nei binari giusti e possiamo così portare i 3 punti a casa che sono fondamentali per rimanere lassù. Anche voi venite comunque da un momento abbastanza d'oro, poi la vittoria di sabato scorso senza il portiere, con Evola che si è un po' improvvisato portiere, questo sicuramente dà morale, vuol dire che il gruppo c'è e il gruppo ha voglia di crescere. Sì, siamo un gruppo molto affiatato, anche se da poco tempo che comunque giochiamo insieme, stiamo dimostrando veramente di essere un gruppo molto, molto affiatato. La vittoria di sabato è una testimonianza di tutto ciò. Evola si è veramente sostituito al nostro portiere, ha fatto una grandissima partita, ma veramente tutti noi abbiamo giocato alla grande, soprattutto gli ultimi 5 minuti abbiamo dato tutto noi stessi, abbiamo portato a casa questi 3 punti che ci permettono di rimanere veramente agganciati alle prime 3 della classifica. Sarà una partita difficilissima con 2 squadre di buon livello, abbiamo un campionato quest'anno di C2 di alto livello, quindi 2 società che sono, diciamo, vicine, messe in classifica, che lottano appunto per, sono partite, diciamo, con non dei grandi obiettivi, ma adesso si ritrovano, diciamo, in una buona posizione, speriamo di mantenerla. La squadra che verrà sabato sarà una squadra molto compatta, molto unita, che lotterà appunto per portare a casa i 3 punti. Noi speriamo di continuare la striscia positiva dei risultati, mirando il più possibile a restare in alto. Siamo con il segretario del Real Marsala, Filippo Maggio. Filippo, sabato arriva il Real Calcio, una partita importantissima per voi, sarà importante anche la cornice di pubblico sicuramente. Sì, noi, come ripeto, siamo una squadra che rappresentiamo 2 città, riusciamo a rappresentare in questo momento la città di Mazzarevallo e la città di Marsala, quindi sarebbe bello che gli sportivi sia mazzaresi che marsalese dessero un aiuto, diciamo, a questi ragazzi che stanno disputando un ottimo campionato. Stiamo raccogliendo i frutti del buon lavoro svolto fin qui da mister Enzo Bruno e quindi invito tutti gli sportivi a venirci a vedere sabato alle ore 16 contro il Real Calcio.